Ma guardi, il mio libro cerca di riflettere su quei saperi che nella nostra società vengono considerati inutili perché non producono profitto. Vogliamo sapere quali sono i saperi inutili nella nostra società che non producono profitto? Basta guardare quello che fanno i governi. Ogni volta che si decide di tagliare, si tagliano i fondi alla scuola, all'università, ai musei, agli archivi di Stato, alle biblioteche, agli scavi archeologici. Tutte queste cose vengono ritenute inutili perché non producono soldi. Ebbene, il mio libro è una difesa di quei saperi che invece sono utilissimi a nutrire lo spirito e quindi a cercare di rendere l'umanità più umana. Quindi può essere anche una provocazione sicuramente in positivo nei confronti anche del sistema universitario italiano? Ma senza dubbio, perché io ritengo che la scuola e l'università siano i luoghi per eccellenza di resistenza a questa logica utilitaristica che ha pervaso la nostra società e ha incancrenito anche le nostre relazioni sociali. Perché questo? Perché con i soldi tutto si può comprare, si possono comprare i giudici, i parlamentari, si possono comprare le televisioni, il potere, ma l'unica cosa che con i soldi non si può comprare è il sapere, perché il sapere è frutto di uno sforzo individuale che nessuno può fare al nostro posto. Ecco perché se noi vogliamo educare i giovani a essere persone che amano il bene comune, che sappiano resistere alla corruzione, non dimentichiamo che oggi la corruzione è uno dei mali terribili della nostra contemporaneità e che noi paghiamo 60, 70, 80 miliardi all'anno di corruzione, come dice la Corte dei Conti, e che quindi basterebbe eliminare la corruzione, non ci sarebbe bisogno di tagliare la carne viva dei cittadini, eliminando i soldi per la sanità, per la solidarietà sociale, per i disabili a scuola.